Stasera siamo qui da Napoletano Pianoforti nel centro di Napoli e io sono come sempre felicissima di accogliere il microfono di Rottv Italia Maurizio De Giovanni, il mio scrittore preferito, lo dico pubblicamente, il mio scrittore preferito, nonché amico. Ma che stasera è qui per Lucio Rufolo, per lo scritto Tavor sulla sabbia, divertentissimo. Il lavoro. Solito grande giro sulle montagne russe da parte di un umorista, secondo me tra i principali che abbiamo in città, di lungo corso, sempre valido, sempre bravo. Tu hai mai scritto Tamo sulla sabbia? Ma io non l'ho mai scritto, direi, non penso che siano, che se tu non riesci a farlo capire con uno sguardo è inutile scriverlo. Maurizio, stasera qua ci sono anche Gabriella Rinaldi e Max Carola, che hanno segnato un momento importante della musica napoletana quando negli anni 90 c'era il Capri Digital Studio e stasera c'è un ritorno. Loro hanno definito una serie di innesto e importantissima quella che può essere la sinergia, l'alchimia tra la cultura della scrittura con la cultura della musica a Napoli. Sì, Napoli viene raccontata in questi due modi sostanzialmente. L'altro è il teatro, che però si innesta ovviamente sulla scrittura. Credo che il nostro modo di raccontare la città tramite il teatro, tramite la musica, tramite le parole, sia un modo assolutamente peculiare. Questa città non ha altro che la cultura. Prima lo si capisce meglio è, prima si capisce che è sulla cultura che vanno orientate le iniziative, è sulla cultura che va fatto il massimo dello sforzo. Prima ci saranno possibilità di crescita per una città che altrimenti ha già finito di dire quello che aveva da dire, quindi chiediamo con forza l'attenzione di tutti sulla cultura, l'attenzione organizzativa da parte delle istituzioni, l'attenzione creativa da parte della cultura di questa città. Ne abbiamo spesso parlato, ti abbiamo sentito raccontare la nostra città, Napoli. Per Maurizio De Giovanni, qua prima di salutarci, una canzone, un libro e un'opera teatrale che per lui è veramente simbolo di Napoli e che nel suo cuore è stretta un'altra fede azzurra. Mi dai, devo scegliere tra un'enormità. La canzone è La rumba e gli scugnizzi di Viviani, che ha il suono popolare ventrale della città. Il libro è Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, sicuramente, perché è il racconto di un'epoca ma anche di una mentalità che sopravvive. L'opera teatrale, devo per forza dire, Napoli milionaria del grande De Filippo, che divide con mirabile attenzione, con mirabile maestria il passaggio di un'epoca da parte di una città intera. Un bacio azzurro alla nostra città, a te che la sai raccontare, e dico soltanto una cosa: con affetto, bentornati bastardi. Certo, va bene, saremo a vedere.